conosci, capire il perché della vita. Egli è proiettato fra passato e futuro. Pensa quanto poco vale il ricordo, la gloria e qualsiasi altra cosa. Poi considera la vita di altri che in tempi remoti vissero nel nuovo, quindi la vita che sarà vissuta dopo di te, quindi la vita che oggi si sta vivendo in mezzo a popoli lontani. Quanti nemmeno conoscono il tuo nome, quanti prestissimo lo dimenticheranno, quanti che oggi ti innalzano con lodi, subito, forse prestissimo, ti copriranno di profeti. Pensa quanto poco vale il ricordo, la gloria e qualsiasi altra cosa. Del poeta francese Paulo, che ci invita ad uscire dalla nostra colonna. Non vedremo la meta ad una ad una, non vedremo la meta ad una ad una, ma due a due. Se ci conosceremo a due a due, noi ci conosceremo tutti, noi ci amiamo tutti. E fino un giorno rideranno della leggenda nera da un uomo lacrime in solito. Da un'altra poesia di Paul Elvar reinventeranno gli uomini. Gli uomini sono fatti per intendersi, per comprendersi, amarsi. Hanno figli che saranno padri d'uomini. Hanno figli senza casa e senza patria, che reinventeranno le case, che reinventeranno gli uomini. E la natura è la patria, quella di tutti gli uomini, quella di tutti i tempi. Vi abbiamo fatto ascoltare non a caso queste due poesie. Infatti, molti avvenimenti quest'anno ci hanno dimostrato che il razzismo è un male molto diffuso. Per capire meglio il problema, siamo risaliti all'origine di ogni cosa, quando tutto era uniforme e non esistevano squilibri. Abbiamo allora che tutte le civiltà hanno qualcosa in comune e devono essere capite, apprezzate e rispettate. Per questo abbiamo voluto rappresentare quelle che a noi sono sembrate tappe fondamentali della vita dell'uomo sulla Terra. La nostra è una rappresentazione simbolica e forse la definizione di simboli ha stimolato la nostra creatività. È stata per noi un'esperienza di lavoro nuova. Non avevamo un copione e abbiamo noi scelto e definito scene, movimenti, colori e suoni. L'aria è preziosa per l'uomo rosso, perché tutte le cose dividono lo stesso respiro. La bestia, l'albero e l'uomo, tutti dividono lo stesso respiro. Thank you.
bianco per noi rappresenta la luce, l'ordine, il nero invece rappresenta le tenebre e il disordine. Il mito circa della creazione narra che all'inizio del tempo dell'Australia. La lepre in origine era un uomo, poi si comportò molto male, accorciato le distanze, ha imparato a sottare mari con navi rapide e leggere, a conneggiare, ha costruito palazzi, a organizzare feste, ha perfezionato la medicina, e vendetta, razzismo. Di chi la guerra l'ha voluta, come la leggenda del Piave, troviamo testimonianze di chi l'ha subita e sofferta. Quando sei dietro a quel muretto, soldatino, non puoi più parlare. Quando portano la pagnotta, il cecchino comincia a sparare. E domani si va all'assalto, soldatino, non farti ammazzare. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Dietro il ponte c'è un cimitero, cimitero di noi soldati. Dietro il ponte c'è un cimitero, cimitero di noi soldati, da punta punta bu, da punta punta bu. Dietro di noi soldati,
Purtroppo la guerra si ripete nel corso degli anni per i problemi delle grandi persone che vengono risolti dalla gente comune. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne di sé. È un gran miracolo che non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Odo sempre più forte l'avvicinarsi dell'uomo, che uccideranno me pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che ritorneranno la pace e la serenità. Intanto devo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuali. La tua anima.